Un saluto a tutti i lettori di Sprint e Sport da Diego Molino e Giovanni Teolis. Rinnoviamo il nostro ormai settimanale appuntamento con i pronostici dei gironi A e B di Eccellenza Piemontese e andiamo subito a scorrere le partite in calendario. Aigreville Verbania X, Bra Aeraschese 1, Caneldi Caraschese 1, Castellazzo Rivoli 1, Dufour Varallo Borgo Pal X, Gagliate Scholz 1, Junior Libertas Biellese Borgo Manero X, Lucento Prodronero 1, Marano Borgaro 1, Oleggio Settimo 2, Pinerolo Chisola 2, Pombiese Baveno 2 e Pro Settimo Gastino 1. Io darei subito la parola a Giovanni Teolis per andare a scoprire quali saranno le sorprese del girone A. Quattro le sfide, a mio modo di vedere, interessanti in questo turno di campionato. Marano Borgaro 1. Il Marano di Fornara ha trovato il modulo perfetto, 4-2-3-1, sta dando grandi frutti, la squadra di Fornara sta giocando un buon calcio e soprattutto segna tanto. Piccolo aneddoto in riferimento a questa partita, l'incrocio tra Fornara e Pallitto, grandi protagonisti della vittoria della Cossatese in un campionato di eccellenza di qualche anno fa, dove Pallitto era il grande regista di quella squadra e Fornara il tecnico. Dufour Varallo Borgopal X, partita vista playout, le due squadre non possono assolutamente perdere, quindi credo vincerà la paura e il pareggio è il risultato più plausibile. Gagliate Scholz 1, e può essere la partita della svolta in senso positivo per il Gagliate. Già finora il campionato è stato un buon campionato, un ottimo campionato, con la vittoria contro la squadra di Boschetto il Gagliate può trasformare questa stagione in straordinaria. Lo Scholz dovrà fare a meno di due squalificati importanti come Trentinella e Cellammaro. Marco Poma può fare sua la sfida. Aigreville Verbania X, forse più un auspicio, il Verbania fermandosi terrebbe vivo il campionato che sembra ormai suo. Dall'altra parte c'è un Aigreville in grandissima forma che sta mettendo in mostra anche un Lopez fortissimo, capace di fare reparto da solo lì davanti e che può dare fastidio alla seppur forte formazione di Emiliano Bigica. E dopo il focus sulle partite del girone A, con Diego Molino proviamo ad analizzare le partite più interessanti del girone B. Sì, grazie Giovanni. Beh, Bra Aeraschese è una partita molto importante per la vetta della classifica. Il Bra di Daidola la affronta con due assenze in avanti, quella di Andrea Gai per la distorsione alla caviglia e quella di Alessandro Lopez, il classe 92, squalificato. Rientra però Fabrizio De Peralta e il Bra insomma, proporrà la difesa 3 con Anderson centrale e Barrelle Marchio sugli esterni. 4-3-3 classico per l'Aeraschese con Cravetto punta centrale e Favale Mirimin a girargli attorno. Io dico che vince il Bra, se non altro perché in Daidola non si può permettere di fare scappare a 6 punti l'Aeraschese e poi i cunesi non hanno mai perso in casa. La seconda sorpresa della giornata potrebbe essere quella a Lucento. Lucento Prodronero, intanto la Prodronero di Caridi arriva alla gara con Kilzen a centrocampo squalificato, con Davide Volkan ancora infortunato e ci sarà un po' l'incognita del campo in sintetico che conosce ovviamente molto meglio la squadra di casa allenata da Paolo Di Liberto. E io dico Lucento, se non altro perché Lucento ha ottenuto un punto nelle ultime 3 partite e ha bisogno di dare una svolta al suo campionato. La terza sorpresa, Giovanni, non riguarda tanto il risultato della gara, ma insomma riguarda il Rivoli, che noi ci auguriamo, più che pronostichiamo, ce l'auguriamo che scenda in campo, perché se così non fosse per il Rivoli sarebbe la fine di una storia che dura da più di 80 anni, quindi la partita contro il Castellazzo secondo me ha un pronostico certo, vincerà il Castellazzo perché Rivoli si presenterà con una squadra del tutto nuova, con giocatori che non si conoscono, ma insomma noi speriamo per la città che il Rivoli giochi, quindi dico Castellazzo-Rivoli 1.